torna Higuain dal primo minuto e la Juventus ritorna in testa alla Serie A, schiacciato il Cagliari. Allegri gode e dice sorrido alle critiche, Dybala tornerà a segnare. Ed è solo il giovane argentino di casa Juventus, fermo ancora al palo. In casa Inter Icardi Show bacca, trascinatore del Milan. Ieri con Totti si è riscattato anche con una doppietta ed in Dzeko. E infine uno sguardo alla classifica, Juve capolista a 12 punti, dietro il Napoli a 11, la sorpresa è il Chievo a 10 al pari di Roma e Inter dopo la vittoria convincente contro il Sassuolo di Di Francesco. Sorprese, certezze, conferme, c'è di tutto nell'ultimo turno di Serie A e c'è una Juventus che torna in testa alla nostra, al nostro campionato davanti al Napoli con qualche appunto sorpresa come il Chievo Verona. Insomma, parleremo di tutto questo, di un anno dove i numeri 9, i grandi bomber, stanno dando grandi certezze, grandi conferme. Ne parliamo in studio con Simone Bernabei. Ciao Simone. Ciao Marco, un saluto a tutti. E Raimondo De Magistris. Ciao Marco. Allora, partiamo da chi guida il campionato, la Juventus. Tra poco ci colleghiamo direttamente con Torino. Diamo uno sguardo a quelle che sono state le pagelle di tuttomercatoweb.com. Tra poco le parole di Allegri, non soltanto l'anno dei bomber, come dicevamo, perché Icardi Show, Bacca trascina il Milan, Dzeko è rinato e questa mi sembra la grande notizia, con Totti che sportivamente mi sembra davvero non morire mai. Juventus prima, tutto come previsto, Simone? Beh sì, più o meno, dopo il passo falso contro l'Inter la Juve ha ripreso un po' là dove aveva lasciato, è tornata in testa e adesso insomma diciamo si sono un po' subito ristabilite le gerarchie almeno iniziali del campionato. Diamo un'occhiata anche grazie alla nostra regia a quella che è la classifica della nostra Serie A, grazie anche a tuttomercatoweb.com. come detto, in testa la Juventus con 12 punti, segue il Napoli con 11, poi c'è questa grande sorpresa, il Chievo Verona a 10 insieme a Roma e Inter. Raimondo, una battuta sul Chievo te la devo chiedere. Bene, insomma. Bene, è una squadra che si difende con ordine e lucidità, che sa attaccare, e questo insomma è quasi un'anomalia per il Chievo, ma Maran è un allenatore davvero tra i migliori della Serie A e soprattutto è un allenatore che cura in maniera maniacale i calci piazzati. Sì. Cioè la maggior parte dei gol del Chievo sono arrivati da suggerimenti di Birsa, da fermo, con i difensori pronti in aria a tramutare in gol questi suggerimenti. Infatti gli attaccanti segnano pochissimo, segnano soprattutto centrocampisti e difensori. Favola Chievo, targata Maran, davvero uno dei migliori allenatori della Serie A. Presto gli auguriamo davvero un'occasione, poi andando più in giù, insomma, come detto, Roma e Inter a 10 punti, Milan-Bologna a 9, Fiorentina-Udinese-Genoa e Lazio a 7 punti. Fiorentina e Genoa che devono recuperare quella famosa partita. Sampdoria-Sassuolo a 6 punti, ancora Torino-Pescara e Palermo a 5. Poi siamo nella zona caldissima, ma ancora è presto, Cagliari-Empoli 4, Atalanta 3, Crotone 1. È un discorso che approfondiamo domani, poi ovviamente, quello degli allenatori in bilico, però Gasperini è un allenatore che sta rischiando, insomma già nella mattinata di domani dovrebbero arrivare delle notizie magari a riguardo, cercheremo ovviamente di approfondirle, su tutto il mercato web ve ne daremo conto. Higuain, mi dai un parere su un Gonzalo Higuain che mi sembra insomma la grande certezza? Aveva ragione chi attaccava Allegri? Ha avuto ragione Allegri? O cosa? Ma sai, per il momento il campo direi che sta dando ragione ad Allegri, perché comunque l'utilizzo di Gonzalo Higuain, a prescindere che sia a partita in corso sia da titolare, poi il Pipita segna comunque. Ragione o non ragione, Marco, secondo me insomma c'è poco da stare a discutere. Io guardo i fatti, guardo il campo. Quando Higuain c'è, segna, cosa che per il momento non sta facendo Mandzukic, però non sta facendo nemmeno Dybala. Non sta facendo nemmeno Dybala. Questo potrebbe essere magari un problema, Simone, perché guarda, rapidamente, perché poi tra poco parliamo dei bomber, sì, complessivamente, però vi dico, no, perché Higuain bene, benissimo, ci mancherebbe, però l'impressione è che stia rubando un po' quelli che lo scorso anno erano i gol di Dybala, che gioca a 10-15 metri più indietro, è più un suggeritore in questa stagione, sì, finora ancora a quota zero. Quello che di fatto sta facendo Leon con il Napoli, mi sembra un po' la stessa situazione. Sì, sì, è riproponibile come paragone, sicuramente. Ci scriveremo un pezzo, sicuramente, anche nella redazione Tutto Mercato, quindi pronti a leggerci a riguardo. Diamo uno sguardo rapidissimo anche a quelle che sono state le pagelle di tuttomercatoweb.com della Juventus, poi andiamo direttamente a Torino a capirne, insomma, anche di più sulla partita ieri, da chi l'ha vista da vicino. Buffon senza voto, spettatore non pagante, poi scorrendo anche verso il basso, Barzagli annullato Borriello, ecco, Barzagli e Dani Alves, vediamo subito 7.
Uno per uno vai con Barzagli. Simone, mi sembra che Borriello l'abbia sicuramente annullato. Dani Alves, Raimondo. Sì, vado con Dani Alves, dai, sai la mia, il mio amore calcistico per questo giocatore. Beh, c'erano pochi dubbi onestamente, però il suo adattamento alla Serie A e alla nuova realtà bianconera direi che è stato immediato, praticamente senza traumi. Un grande acquisto, il campo sta confermando la bontà della scelta fatta dalla Juventus in estate. Tra l'altro, due appunti al volo sul centrocampo, perché è evidente che Pjanic e Lemina funzionano molto meglio nel ruolo di interni. E quando entrambi sono stati provati da registi, secondo me hanno reso meno. Ed Hernanes in questo momento è il vero vice Marchisio, è la vera alternativa in cabina di regia, è l'unico che può interpretare con qualità quel ruolo molto meglio di Pjanic e Lemina. Migliore in campo per tutto mercatoweb.com, le pagelle di Gianpaolo Gaias, è stato Alex Sandro con quel 7,5, ha fatto ammattire Bittante, poi 7 Dybala, 7 Higuain, Mandzukic senza voto per la disperazione di chi ce l'aveva schierato. Al Fantacalcio, Juventus, andiamo a Torino dalla nostra Giulia Borletto, che su tutto mercato web ci racconta sempre le cose di casa bianconera. Ciao Giulia. Ben ritrovati a voi, ciao a tutti. Allora, voti che ovviamente abbiamo dato della giornata di ieri anche grazie a Gaias, e che quindi non si discutono. Ti ha dato questa impressione che diceva Raimondo, Hernanes, vero vice Marchisio, cioè il regista attuale della Juve, lui? Sì, diciamo per la gioia dei tifosi, questa l'indicazione che è arrivata dalla partita di ieri sera. Effettivamente il centrocampo visto ieri contro il Cagliari è quello forse più riuscito, anche se l'assenza di Khedira un po' si è sentita in particolare in attacco. Poi sta svolgendo questo ruolo molto particolare il tedesco, un ruolo che gli calza comunque a pennello rispetto allo scorso anno, e anche in uno splendido momento di forma. Il riposo di ieri però ci è sembrato praticamente giustissimo, perché ha giocato tantissime partite, come ha detto Allegri non giocava così dagli anni 80, addirittura esagerato facendo la battuta. Comunque effettivamente sì, il centrocampo di ieri è stato quello più azzeccato. Hernanes comunque ha giocato una bella partita, ha rischiato anche di fare gol, i fischi non si sono sentiti, come aveva chiesto anche Allegri in conferenza stampa, anzi applausi per lui e applausi un po' per tutta la squadra ieri, diciamo che ha funzionato un po' tutto. Ecco, diamo un'occhiata anche a quelle che sono state le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ha detto: sorrido per le critiche, Dybala tornerà a segnare. Dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, le critiche. Prima chiedo un parere rapido qua in studio e poi andiamo a sentire anche Giulia. Ma Allegri sta facendo il suo per ora, insomma è difficile giudicare adesso l'operato di Allegri, troppo frettoloso, siamo solo a settembre, è chiaro. Ci si aspettava qualcosa in più col Siviglia, sì, ci si aspettava qualcosa in più con l'Inter, sì, ma è chiaro che la Juve nelle prime 5 giornate di campionato ha fatto bene, ha conquistato 12 punti e soprattutto in 4 circostanze ha affrontato squadre che sono state tra le protagoniste della passata stagione, quindi un calendario anche piuttosto impegnativo. Ma soprattutto, anche con Giulia magari possiamo approfondire questo tema, Alex Sandro benissimo. Ho letto una dichiarazione di Torricelli, che insomma conosce bene le vicende di casa Juventus, ha detto: nel suo ruolo può diventare il migliore al mondo, e mi sento di condividerla, perché è davvero un esterno che poi è cresciuto tantissimo negli ultimi 12 mesi. Giulia. Sì, diciamo che già l'anno scorso ha fatto vedere delle grandi cose Alexandro, non era sempre stato impegnato, anche perché Vra era titolare inamovibile l'anno scorso, lui quindi diciamo è andato un po' a parare le partite in cui lui o non era disponibile o giustamente Allegri voleva far riposare. Sta giocando effettivamente molto bene, già l'anno scorso si poteva immaginare che facendolo giocare con più continuità potesse veramente diventare importantissimo per la squadra di Allegri, difficile tenerlo in panchina, infatti quest'anno lo sta sentendo anche proprio sulla sua pelle Evra, nonostante ieri non ci fosse per problemi fisici. Come dicevate anche voi prima, comunque è ancora presto però per giudicare questa Juventus, è una Juventus comunque abbastanza nuova. Allegri anche in conferenza stampa prima della partita con il Cagliari aveva detto che lui effettivamente non si aspettava neanche di aver così tanti punti, poi magari l'ha detto scherzando, anche lì era molto burlone quella conferenza. Sicuramente lui pensava di avere molti meno punti, non pensava di
poter partire così bene, anche perché l'anno scorso ricordiamo tutti come è stato l'inizio di campionato della Juventus. È una Juventus in crescita, questo è una Juventus che potrebbe diventare abbastanza Higuain dipendente, anche perché ieri, vedendo la prova dell'argentino, in tanti, anche in tribuna stampa, si sono chiesti che cosa abbia pensato Allegri nel pre-Inter per lasciarlo in panchina. Decisamente. Ci vuole un po' di turnover comunque, perché anche Manco, che giustamente deve giocare, e Higuain non può fare 50 partite. È chiaro, d'accordissimo. Grazie, grazie alla nostra Giulia Borletto, che potete leggere quotidianamente su tuttomercatoweb.com con tutte le ultime sulla Juventus. Ti leggiamo presto, quindi, Giulia. Ciao. Grazie a voi, buon lavoro, ciao. Un parere anche da parte di Simone Bernabei, quindi, sulla questione Allegri. Cioè, qual è la vera Juventus? Quella contro il Cagliari, quella contro l'Inter, quella contro il Siviglia? O ancora non l'abbiamo vista la vera Juventus? Io credo quest'ultima ipotesi, nel senso, secondo me Allegri è il primo ancora a non aver chiaro al 100% quale sarà l'intelaiatura fissa, l'intelaiatura di base della sua Juventus. Il primo dubbio nasce dalla posizione di Pjanic. Dove metterlo, dove far giocare il bosniaco regista, che è un po' il progetto iniziale di Max Allegri, anche molto affascinante se vogliamo, perché poi a livello tecnico sarebbe la prosecuzione del lavoro di Pirlo, diciamo così, oppure mezzala, ce ovvero vedi, il ruolo in cui si trova meglio. Ce lo vedi, Raimondo, un Miralem Pirlo? No. No, non ce lo vedo. Proprio altre caratteristiche, soprattutto rende il doppio 10-15 metri più avanzato. Cioè, lui è uno dei migliori incursori della Serie A, come Hamsik, a tempi di inserimento unici, e quindi privare Pjanic di questa possibilità mi sembrerebbe assolutamente deleterio. Vai a piedi raffinatissimi. Sì, assolutamente sì, ma non è un regista, ecco, questo è la mia opinione. Sì, lo vai un po' a rinchiudere in una gabbia. Troppo distante dalla porta. Dandogli spazio al genio, ma limitandone anche le capacità. Sì, c'è un giocatore offensive che di media realizza i suoi 8, 10, 12 gol a stagione. Da regista, francamente, non ce lo vedo proprio. Chi in questa stagione, abbiamo anticipato in precedenza, sta rendendo un po' poco, diciamo, quantomeno meno, è Paulo Dybala. Ma lo sta facendo per colpa, tra virgolette, di Gonzalo Higuain o per colpe sue, un po' come accaduto e accade a Callejon? Intanto gli attaccanti ce li analizza in redazione Ivan Cardia, poi ne parliamo in redazione perché è un tema molto scottante, quello delle punte. Finalmente è l'anno dei numeri 9. Intanto, Ivan, faccio un po' il punto sugli attaccanti in redazione, vai. Buonasera Marco. Mauro Icardi è il re del gol in Serie A, almeno per ora. L'attaccante argentino dell'Inter, dopo aver segnato il gol che ha deciso la sfida di San Siro contro la Juventus, ha messo a segno anche una doppietta nella vittoria esterna in casa dell'Empoli. Guarda tutti dall'alto, grazie ai suoi 6 gol, ma in generale il turno infrasettimanale è stato un po' il turno dei cannonieri, dei centravanti. Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, ma anche Nestorowski del Palermo, per esempio. In classifica marcatori sale anche Carlos Bacca del Milan, c'è Edin Dzeko che si è portato a 4 reti, poi ci sono anche non centravanti veri e propri come Frank Kessié dell'Atalanta, che però in questo turno è andato a segno, perché appunto la giornata di Serie A appena andata agli archivi con le gare di ieri sera ha portato alla ribalta di nuovo i cari vecchi numeri 9. I centravanti, le punte, quelli che fanno gol, come Mauro Icardi, appunto. In teoria come Paulo Dybala, che però è ancora a secco, e questa è un po' la stranezza, la vera incognita del campionato di Serie A. A voi. Grazie, grazie a un austero, devo dire, Ivan Cardia, che comunque ringraziamo direttamente dalla redazione e dagli studi di TMV Radio, che è la web radio di tuttomercatoweb.com. Ve lo ricordiamo, avete visto anche il logo là dietro, tmwradio.com, per ascoltare l'informazione e il calcio ogni giorno, praticamente 24 ore su 24, anche tanta musica che non sta suonando, il tango sì e no in casa Juventus. Va, che bel gancio che ti ho fatto, Raimondo. Higuain sì, Dybala no, ne parlavamo prima. Sì, e credo la colpa sia di Higuain, colpa ovviamente tra virgolette, ci mancherebbe altro, perché Dybala comunque si sacrifica per la squadra, un Dybala molto generoso, che corre tanto, anche nelle statistiche che ogni giorno evidenziamo proprio su tutto Mercato Web, si evince la disponibilità di Dybala a mettersi a disposizione di Higuain, forse anche un po' timoroso, troppo rispettoso del suo compagno di squadra, forse anche di nazionale, chissà.
tra un poco, però di fatto c'è che Dybala finora è ancora secco, gioca forse troppo distante dalla porta, arriva troppo stanco in aria e questo sicuramente incide sulla sua lucidità in zona gol. Sì, 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 questa è la posizione, sono quei 5 metri che per un attaccante vogliono dire tanto. Mauro Icardi, oggi abbiamo parlato anche su tutto mercato web, è implacabile. Sì, cioè, c'era Maurizio Ganz, diceva nel segno sempre lui, come si dice in spagnolo non lo sai, non lo sappiamo neanche noi, però oggi Ivan Cardia, l'austero Ivan Cardia dalla redazione, ha un gol da Ronaldo, tra l'altro auguri fenomeno perché oggi 40 anni, 40 anni portati benissimo. Icardi li porta bene però questi, no? L'Inter di Frank De Boer ne parleremo, ma soprattutto leggiamo l'Inter di Mauro Icardi, sei d'accordo? Insomma, al di là poi dei record, dei numeri di Ronaldo, ancora auguri al fenomeno. Insomma, Icardi si sta veramente caricando sulle spalle la nuova Inter di Frank De Boer e io credo che l'arrivo del tecnico olandese abbia veramente fatto bene a Maurito. Con Mancini lo vedevo un po'... non vedevo sfruttate le sue caratteristiche, diciamo così. Invece con De Boer implacabile, segna anche di testa, cosa che avevamo visto raramente sia lo scorso anno, ma anche nei mesi precedenti. Quindi complimenti ai Cardi, complimenti a De Boer che ha saputo valorizzarlo al massimo. Grandi numeri 9, grandi attaccanti. Ci dobbiamo mettere anche ad Dzeko dopo la giornata di ieri, Raimondo, oppure sempre nel limbo di chi sì ma ha sbagliato dei gol? Io l'altro giorno guardavo un video sulle... sai che sono appassionato di questi video particolari, sulle papere degli attaccanti. Dzeko c'è due c'era volte anche nella lui. Top 10. Sì, no, forse attenderei un attimino prima di promuoverlo a pieni voti. Potremmo fare la rubrica Le certezze di Raimondo De Magistris. No, per un motivo molto semplice: con Totti rende al massimo, al meglio, perché Totti ha capito come imbeccare Edin Dzeko in profondità con i suoi passaggi di prima, con le sue verticalizzazioni. Quando non c'è Totti, molto meno. Cioè, fatto lavorare solo Ivan Cardia oggi, tra l'altro. Sì, infatti, quell'abbigliamento piuttosto austero era un segnale di protesta evidente nei confronti del lavoro copioso effettuato nella giornata odierna. Tornando a Dzeko, con Perotti, con Salah, con El Shaarawy non c'è la stessa intesa. Ora, Totti, lo diciamo sempre, eterno, intramontabile, però Totti non può giocare sempre tutte le partite dall'inizio, ovviamente, quindi Dzeko deve, secondo me, fare questo, deve superare questo ulteriore esame. Decisamente. Chiudiamo anche sugli altri attaccanti. La giornata di ieri ci porta e riporta anche un Kumail Babacar in grande spolvero, in grande forma. Domattina gli abbiamo dedicato uno speciale su tuttomercatoweb.com grazie alla penna, la tastiera di Tommaso Bonan. Ma che ci puoi dire di questo Babacar? Ti dico ieri che... alla Crespo, no? Sì, bellissimo. O alla Bettega, come hanno detto... Che tipo come ha detto qualcuno, non farà però, molto insomma, piacere, infatti, immagino. Meglio alla Crespo, dai, diciamo, per rispetto dei tifosi della Fiorentina. Ecco, quello che mi viene da dire è che probabilmente le tante parole spese sul giocatore, ricordiamo, è stato sul mercato praticamente per tutta l'estate. La Fiorentina si è trincerata dietro la propria valutazione di 12-15 milioni di euro. Nessuna squadra è arrivata a questi soldi. Babacar è rimasto probabilmente più convinto che mai, perché... ti devo dire, io come l'ho visto nella trasferta di Europa League a Salonicco e soprattutto ieri sera a Udine, non l'avevo mai visto giocare con quella cattiveria, con quella voglia di arrivare al gol, di fare il bene della squadra. Quindi non so se è merito di Sousa o se Babacar finalmente ha avuto questo scatto nella sua carriera, nella sua testa soprattutto. Carrellata che chiudiamo anche con Grégoire Defrel, che nonostante insomma Sassuolo abbia perso, mi sembra un giocatore che sta trascinando anche lui il Sassuolo all'ennesimo miracolo. Non so se hai qualche nome dalla serata di ieri che ti rimane degli attaccanti, dei numeri 9. Numeri 9 sono... no, però una menzione speciale per Verdi, autore gol più bello di questa giornata, e anche per Kreci, assist man come pochi altri in questa Serie A, sia per lui che per Mattia Destro, ritrovato Mattia Destro. Di Bologna vuoi parlare? E forse possiamo chiudere anche col Torino. Perché? Perché ieri Belotti con un Torino in 9 ha rischiato, anche qui tra virgolette, di regalare i 3 punti al Torino, segno evidente che quando hai grandi centravanti in rosa fai sempre la differenza, e Belotti è sicuramente un grande centravanti. Decisamente, l'auspicio è che lo sia anche per la nazionale italiana. Siamo in conclusione di questo TMV News, di questa giornata, insomma, post campionato, ma non perdiamo tempo perché oggi si è presentato Gabigol, Gabriel Barbosa, e probabilmente sarà in campo nella prossima di campionato. Vi aspettate grandi cose da lui?
o è troppo presto per dirlo telegraficamente perché stiamo per chiudere? Secondo me è troppo presto, mi spiace dirlo nel giorno del compleanno di Ronaldo, ma secondo me per quest'anno vedremo poco. Sì, pure io mi trincero dietro un no comment. No comment. Dai forse ai no comment le certezze. Un altro giorno con Raimondo De Magistris che ringrazio. Ciao Marco. Grazie anche a Simone Bernabei. Ciao Marco. Buona giornata, buon proseguimento. Ci avviciniamo ovviamente alla prossima giornata di campionato e ci ritroviamo sempre qua domani dagli studi di tuttomercatoweb.com. Grazie anche a Sara Mastro Simone alla parte tecnica. Ciao anche da Marco Conterio.